io vorrei partire con i ringraziamenti per la visita oggi qua in regione da noi del ministro Gelmini e del commissario Legnini. È una visita per noi molto importante per fare il punto, per cercare di capire come orientare gli sforzi della ricostruzione, ma anche della post ricostruzione, cioè di tutte quelle azioni che possono essere messe in campo oggi per restituire un futuro delle certezze e una programmazione che possa essere orientata al cratere della nostra regione. Oltre 80 comuni che sono toccati da un dramma che da ormai 5 anni, quasi 5 anni, ne ha condizionato la quotidianità, l'abbiamo detto in tante occasioni. Se da una parte alcuni risultati importanti si stanno cogliendo dal punto di vista della ricostruzione di tutte quelle che sono le risorse che verranno messe in campo per far ripartire la ricostruzione privata, dall'altra occorre far camminare insieme una programmazione forte che consenta a questi territori di poter tornare a programmare una capacità di sviluppo, una capacità di attrazione, una capacità di garantire occupazione, per fermare la tendenza che si è verificata in questi ultimi anni di una desertificazione economica e sociale. Sicuramente il tema che noi abbiamo posto è quello delle infrastrutture, tema centrale sia per la competitività dei territori ma anche per la garanzia dei servizi, della fruibilità dei servizi, non ultimo il collegamento, dato che c'è anche una pandemia, il collegamento tra strutture ospedaliere più fruibili, più veloci. Dall'altra parte ci sono le condizioni economiche che potrebbero essere sostenute dall'introduzione di una magari agevolazione fiscale che può essere, o di altre agevolazioni di altro tipo che possono essere ricondotte a manovre quale la ZES. E poi c'è la grande partita del Recovery Fund. Io, prima di passare la parola al Ministro e al Commissario, per diciamo anche rendicontazione di tutto quello che è il lavoro svolto, all'assessore Castelli, che ringrazio per l'impegno profuso in questi 6 mesi, passo la parola a lui e poi al commissario e concluderà il ministro. Grazie. Grazie Presidente, telegraficamente, perché domani avremo anche una sessione del Consiglio regionale che si dedicherà proprio al terremoto, quindi avremo modo domani di tornare su alcuni argomenti. Ci siamo permessi di sollecitare l'attenzione del Ministro Gelmini sul fatto che quella del terremoto non è solo una questione del cratere, non è solo una questione delle Marche, è una questione del centro Italia, è una grande questione nazionale. Quindi l'attenzione che chiediamo sulle finalizzazioni che prima ricordava il Presidente è un'attenzione che deriva da questa constatazione, che la terza Italia, ovvero l'Italia del centro, è in profondissima crisi. I dati di Svimez ce lo dicono, che ha ormai nel centro Italia c'è una crisi profondissima. Il terremoto c'entra molto, perché ha prodotto, dopo la grande crisi del 2008, il rimbalzo del 2012 e prima della pandemia, una situazione veramente molto 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 grave. Quindi le indicazioni circa la Pedemontana, la ZES e più in generale la possibilità che il Recovery Plan possa essere gestito nella condivisione con una governance che impegni direttamente le regioni, sono temi centrali su cui ci siamo permessi di stimolare l'attenzione del Ministro. Commissario. Sì, anch'io una battuta, perché credo che sia necessario di tutti quanti noi ascoltare il Ministro, al quale abbiamo raccontato in estrema sintesi qual è lo stato della ricostruzione. Come diceva l'assessore Castelli, riferiremo domani in un consiglio, lo farà lui, il Presidente, e poi io darò il mio contributo su questi dati, non mi ci soffermo. In estrema sintesi, la ricostruzione del centro Italia può dirsi ormai non soltanto decollata, ma transitata in una fase matura, nella quale cominciano ad essere consistenti il numero dei cantieri, il ritmo di approvazione delle pratiche. Ma il tema sul quale siamo tutti convocati, ciascuno per la funzione che ha, è superare quel dualismo antico tra ricostruzione e sviluppo. Prima facciamo la ricostruzione e poi pensiamo allo sviluppo. Questo mi sembra, non ce lo possiamo permettere.
non ce lo potevamo permettere prima della pandemia, non ce lo possiamo permettere oggi. Le due gambe, quelle finalizzate a ricostruire e a far rinascere da un punto di vista economico e sociale questi territori, devono necessariamente camminare insieme. E abbiamo un'opportunità straordinaria che è nelle mani del governo, del Parlamento, dell'Unione Europea, rispetto alla quale le regioni e il commissario nella sua funzione di coordinamento, di organo tecnico del governo, hanno formulato delle proposte ben precise che mi auguro troveranno uno sbocco e una risposta importante e positiva con le decisioni che ormai sono prossime, ma di questo suppongo parlerà il Ministro. Grazie. Ma intanto buon pomeriggio a tutti, grazie al Presidente Acquaroli per questo invito, un saluto e un ringraziamento al Commissario Legnini, all'Assessore alla ricostruzione che mi hanno davvero dato spunti e, come dire, riflessioni importanti sul da farsi in vista del recovery plan e del supporto che il governo intende dare a questa regione e alle regioni del centro Italia. Però prima di passare al tema della ricostruzione vorrei fare un punto sull'emergenza Covid, perché credo che sia necessario che voi ve lo aspettiate. Anche le Marche hanno pagato un prezzo altissimo alla pandemia, questa regione ha pianto in questo anno drammatico quasi 2.800 vittime, ma oggi possiamo dire di vedere a portata di mano la fine di questo incubo, perché come ha sottolineato il commissario Figliuolo, che qualche giorno fa si è recato proprio qui nelle Marche dal presidente Acquaroli, dando atto di un grande lavoro che la regione sta facendo in materia di piano vaccinale. E il fatto che in questa regione, sapete che il governo si è assunto la responsabilità di individuare le priorità vaccinali, le categorie che devono essere vaccinate in via prioritaria perché sono le più esposte. E fra queste vi sono gli over 80, i pazienti fragili, i disabili gravi e i loro caregiver, e poi da lì a scendere la scelta è stata quella della vaccinazione per fasce di età. Ecco, credo che sia un elemento molto positivo il fatto che in questa regione più del 70% degli over 80, credo il 76%, sia già stato vaccinato con una dose e che la metà degli over 80 abbiano ricevuto entrambe le dosi di vaccino. Questo per noi è un dato estremamente positivo, perché è chiaro che il tema delle riaperture andrà di pari passo con l'andamento dei contagi, che come ci dicono i dati l'andamento sta migliorando, e al tempo stesso sarà decisiva per la riapertura la quantità di persone fragili e over 80 vaccinate. Quindi questa regione credo che abbia fatto uno sforzo molto importante, e il generale Figliuolo mi chiedeva di ringraziare non solo il presidente ma anche la dottoressa Lucia Di Furia per il grande lavoro che sta facendo su questo tema. Accanto però alla questione, all'emergenza sanitaria, noi tutti a tutti i livelli di governo dobbiamo affrontare un'altra emergenza non meno complessa, che è l'emergenza sociale ed economica. E allora trovo che sia fondamentale il confronto che il governo sistematicamente ha con i governatori, ma anche con le province, con i comuni, all'interno della conferenza unificata, che devo dire ormai da tempo si riunisce non solo sistematicamente ma direi a stretto giro di posta, perché l'emergenza ha reso quell'organismo un organismo centrale, uno snodo per le decisioni che si devono assumere in un clima di leale collaborazione tra il governo nazionale, le regioni, le province e i comuni. E io devo dare atto ai governatori, indipendentemente dal colore politico, in particolare al presidente Acquaroli, ma vale per tutti i suoi colleghi, che ci si sta muovendo con grande senso di responsabilità, provando ad imprimere un'accelerazione al piano vaccini, visto che abbiamo oramai assunto delle decisioni molto chiare.
Quindi io mi permetto di dire che è fondamentale il rispetto delle priorità, perché vaccinare quelle categorie significa metterle in sicurezza e consentirci di riaprire nel più breve tempo possibile. Questa è una settimana molto importante per il governo, perché noi saremo chiamati ad assumere una decisione in materia di DEF, ma anche di scostamento, e quindi il governo sta valutando uno scostamento di bilancio poderoso per dare un supporto all'economia, con però l'accortezza di non fare solo assistenzialismo, ma di provare ad utilizzare le risorse del recovery, le risorse dello scostamento, indirizzandole a quelle aziende, a quelle realtà che versino in una condizione di fragilità, ma che siano nelle condizioni di potersi rialzare dalla crisi in cui purtroppo il Covid le ha precipitate. E quindi il nostro compito è quello di collaborare con le regioni, ma anche direi con dei territori di area vasta, perché credo che sia importante colmare il divario nord-sud, ma non dimenticare le regioni del centro Italia, perché troppe volte si parla di nord e di sud dimenticando che c'è un'area del paese che, se lasciata sola di fronte, nel caso delle Marche, non solo oltre all'emergenza legata al Covid, precedentemente c'è stata un'emergenza terremoto, e quindi se non si approntano delle misure che non siano solo di mero assistenzialismo, ma che rappresentino un rilancio, come diceva giustamente il commissario Legnini, parlare solo di ricostruzione senza affrontare il dramma economico di questo territorio significa non interrompere quel processo di desertificazione, di spopolamento che purtroppo è in atto. E quindi io credo che le parole del presidente Acquaroli vadano ascoltate attentamente da parte di chi ha pro tempore responsabilità di governo e si debbano approntare delle soluzioni comuni. Io mi faccio carico di un confronto con il ministro Carfagna, perché trovo che la proposta di una ZES in un territorio che è vero non ha le stesse caratteristiche delle regioni del Mezzogiorno, ma se viene lasciato, come dire, in una condizione di abbandono, il rischio è che presto possa rientrare nei parametri delle regioni del Mezzogiorno. Quindi questo dovrebbe quantomeno consentire di approfondire la proposta che viene dalla regione Marche di una ZES legata a questo territorio. E penso anche che il commissario Legnini abbia fatto uno straordinario lavoro per quanto riguarda la ricostruzione, e credo che questo modello di semplificazione, deregolatorio, ma al tempo stesso di grande attenzione alla trasparenza, alla correttezza dell'azione, possa essere un modello da esportare e un modello sul quale incardinare anche le risorse del Recovery Fund, perché sappiamo che all'interno del Recovery è previsto 1,7 miliardi da destinare alla ricostruzione, ma il modello, se posso, il paradigma che la Regione Marche propone è quello di affiancare alla questione prioritaria della ricostruzione una grande attenzione alle attività economiche e quindi anche alle infrastrutture. Quanto diceva prima il presidente Acquaroli, non so se rientrerà nel recovery, ma certo nelle priorità la questione di questa pedemontana deve entrare, e quindi parleremo con il ministro Giovannini per fare in modo che quell'infrastruttura così importante per imprimere un'accelerazione agli spostamenti, alla mobilità, non solo di questa regione ma del centro Italia, possa essere come dire, un qualcosa da mettere in campo il prima possibile. E allora questa progettualità, questa volontà di andare incontro non solo all'emergenza sanitaria ma anche all'emergenza sociale ed economica deve vedere da un lato una sensibilizzazione sul tema delle infrastrutture, dall'altro valutare, approfondire l'ipotesi di una ZES, che io trovo come un'idea brillante, quella di utilizzare, di fare di una zona d'economia speciale anche in questo territorio, proprio per evitare che ci sia un salto all'indietro e quindi
uno scivolamento verso quelle condizioni che oggi sono, appartengono a molte regioni del Mezzogiorno. Quindi noi dobbiamo prevenire, intervenire per tempo e provare ad invertire la tendenza dalla parte dell'impresa, di chi produce, degli autonomi, di tutte queste realtà che hanno profondamente sofferto la pandemia, non dimenticando che questa regione ha avuto e ha tuttora un tessuto industriale manufatturiero di prim'ordine. E quindi dobbiamo immaginare di utilizzare il reshoring per tornare a produrre in questo territorio. È chiaro che questo tema si sposa con un problema che non è solo delle Marche, ma è nazionale, di una riduzione del costo del lavoro, ma tutto si tiene dietro una progettualità che deve avere l'ambizione non solo di far fronte all'emergenza sanitaria, ma anche di costruire, di mettere le basi per una ricrescita e per una ripartenza a medio periodo. Quindi io vado via da qui con la consapevolezza che la Regione sta facendo sul versante delle vaccinazioni un buon lavoro. Vi dico anche che il Governo sta facendo sentire la propria voce e il Premier Draghi in primo luogo sta alzando la voce in Europa affinché i contratti da parte dei Big Pharma vengano rispettati e ci sia abbondanza di vaccini, perché oggi le regioni sono giunte dai 180.000 vaccini giornalieri a 300.000 dosi, sono perfettamente in grado di arrivare a 400.000, occorre una disponibilità di vaccini più ampia. E quindi se da un lato le Marche stanno facendo la loro parte su questo fronte, il governo dall'altro lato sul recovery deve costruire una pianificazione, una programmazione interagendo in maniera sistematica con tutte le regioni. Noi abbiamo avuto la scorsa settimana il Premier Draghi che è venuto in conferenza Stato-Regioni insieme al Ministro dell'Economia e ha fatto una prima illustrazione, abbiamo avviato il procedimento dell'informativa con le regioni. Domani e dopodomani, il 14 e il 15, verranno auditi molti ministri, dal ministro Giovannini al ministro Carfagna, al ministro Colao, al ministro Speranza, solo per citarne alcuni, al ministro Cingolani. La nostra volontà è quella di un confronto e di una condivisione la più ampia possibile con le regioni per fare del recovery plan non un'opportunità perduta, ma un'opportunità da cogliere sul versante della programmazione entro il 30 di aprile e poi con una stretta sinergia con le regioni e gli enti locali dopo il 30 di aprile in fase di attuazione. E quindi credo che il rilancio industriale, il rilancio infrastrutturale, l'ipotesi di immaginare in maniera innovativa l'utilizzo della ZES in questo territorio siano tre direzioni che tu, Presidente, ha individuato e che credo debbano essere raccolte dal governo centrale, così come l'esperienza che il commissario Legnini ha fatto qui, trovando un'intesa tra le regioni coinvolte dal sisma e condividendola con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia la strada giusta per imprimere accelerazione. Voi sapete che il recovery plan si compone non solo di progetti ma di riforme e forse anziché affrontare questo tema in maniera ideologica e, come dire, molte volte creando più filosofia che pragmatica, è il momento di partire da una buona pratica. Se sul tema della ricostruzione e del terremoto si è individuato una modalità di azione, io credo che questa modalità vada portata avanti e vada inserita anche all'interno del recovery plan per utilizzare quelle risorse che sono destinate a questo territorio. Il nostro compito, il compito di un governo di unità nazionale è proprio questo, sfruttare la congiuntura eccezionale che è quella di una condivisione ampia del Parlamento, ma anche di una doverosa collaborazione con le regioni e gli enti locali al fine di gettare le basi di una ripartenza e di un rilancio del Paese. Noi oggi, grazie al piano vaccini, vediamo una luce in fondo al tunnel. È chiaro che questo mese è ancora un mese delicato, siamo molto, come dire,
sul pezzo con il generale Figliuolo delle forniture di questi vaccini, però noi accanto all'emergenza sanitaria abbiamo il dovere di gettare le basi di un rinascimento anche economico. E quindi per fare questo credo che la collaborazione con le regioni e gli enti locali sia fondamentale. Mi fa piacere che il luogo di questa condivisione non sia solo il Ministero degli Affari Regionali, ma sia anche la Regione Marche, come le tante regioni che ho intenzione di visitare. E insomma, tutti insieme abbiamo la responsabilità di gettare le basi per un futuro che sia di fiducia e di speranza. In questo momento i cittadini vengono da un anno molto difficile, sono tantissimi i sacrifici, le difficoltà, le restrizioni che il Covid ha imposto. Ecco, da questa situazione dobbiamo uscirne più forti. Per farlo dobbiamo allineare la pianificazione, la progettualità sul versante sanitario anche al sistema invece industriale, imprenditoriale, economico. Questa è una regione peraltro non solo manufatturiera, ma che ha anche un ambito turistico rilevante. Credo che la proposta che il Presidente e il Consiglio regionale stanno affrontando di una proposta di legge, se ho capito bene, per valorizzare i borghi e i territori rurali è importante. Dentro il Ministero degli Affari Regionali, ti dico Presidente, che c'è uno spazio dedicato anche alla montagna e questo è anche in parte un territorio montano, quindi sappi che ci sono un poco di risorse, ma soprattutto una progettualità da sviluppare con i sindaci, con chi è in prima linea. Quindi mi auguro davvero che possa essere questo un primo momento di un confronto che deve durare tutto il tempo in cui durerà il governo e che possa portare ad una concretezza nell'azione e alla realizzazione di quegli obiettivi che tu hai indicato e che sono certamente condivisi anche dal governo. Grazie. Grazie Ministro. Non so se ci sono domande. Il Ministro veniva anche in vacanza da noi. Eh sì. Posso, Ministro? Sì, certo. Buon pomeriggio innanzitutto, sono Michele Romano di Agi. La riporto sul discorso Covid per farle due domande. La prima, lei anche questa mattina, anticipando il suo intervento del pomeriggio, ha ribadito diciamo, l'indirizzo del governo confermato dal generale Figliuolo, quindi quello di procedere per priorità legate agli over 80, ai fragili, alle disabilità gravi e così via. Oggi, come avrà visto, il governatore della Campania, De Luca, dice: finita questa parte, chiamiamola di priorità, invece che andare avanti con fasce di età, andiamo avanti con categorie economiche. Chiedo a lei cosa ne pensa. E la seconda è, avrà visto anche che il ministro Garavaglia ha lanciato l'ipotesi delle isole free Covid, anche in questo caso i governatori si sono un po' divisi fra sì e no, chiedo a lei cosa ne pensa, grazie. Ma guardi, io ho cercato proprio in mattinata il presidente De Luca e spero che ci sia uno spazio di confronto con lui, perché dobbiamo affrontare i problemi con la necessaria serenità, ma è evidente che il governo si è dato e ha offerto alle regioni un aggiornamento del piano vaccini con delle priorità che devono essere rigorosamente rispettate. Peraltro la conferenza Stato-Regioni è un organismo importante in momenti complessi come quelli attuali e il luogo giusto per chiarirsi e dirimere le questioni. Peraltro devo dire che il Presidente De Luca ha sempre partecipato o direttamente o attraverso il Vicepresidente Bonavitacole, quindi ha sempre posto le questioni in quel luogo con grande equilibrio ed è quindi nella conferenza peraltro che è stato illustrato il piano vaccinale e l'aggiornamento e quindi quello che il Governo chiede è l'assoluto rispetto di quelle priorità, perché le riaperture dipendono dalla velocità con cui noi mettiamo in sicurezza la salute degli over 80, dei pazienti fragili, dei pazienti che hanno particolari patologie, dei disabili gravi e proprio per evitare, come dire, fraintendimenti e proprio per non gravare sulle regioni abbiamo
ci siamo assunti la responsabilità di mettere nero su bianco quelle che sono le indicazioni, e io credo che quelle indicazioni debbano essere affrontate e rispettate da tutti, e ogni modifica ulteriore del piano andrà comunque affrontata nella sede della conferenza Stato-Regione. Quindi io voglio sperare che la campagna continui a dare in quella sede il suo importante contributo. Poi è chiaro che siamo tutti preoccupati dell'economia, ma oggi il modo migliore per aiutare l'economia, anche se il governo sta varando uno scostamento di bilancio importante, però sappiamo che il modo migliore è riaprire, e per riaprire dobbiamo mettere in sicurezza la salute dei più fragili, altrimenti rischiamo di allungare il tempo delle chiusure. Quindi il fatto di avere individuato le categorie prioritarie vuole mettere ordine, imprimere velocità, uniformità nell'agire di tutte le regioni. Io quindi confido con il presidente De Luca di poter avere un chiarimento, anche perché, ripeto, all'interno della conferenza Stato-Regioni ha sempre posto il suo punto di vista con grande equilibrio, anche se con grande fermezza, ma ci mancherebbe altro. Una battuta sulle isole Covid free? Tutti vogliamo le isole Covid free, vogliamo un'Italia Covid free, però se vogliamo evitare la confusione e il caos, credo che le regole che il governo ha individuato debbano essere rispettate. Mi piace molto la proposta che ha fatto l'Unione Europea, ma che dobbiamo anche affrontare a livello nazionale, del pass vaccinale. Questo sì, cioè il Parlamento Europeo ad aprile affronterà questo tema, il ministro Garavaglia come ministro del turismo sta affrontando questo tema, è giusto pensare al turismo, lo faremo dentro il prossimo decreto sostegno, lo faremo mettendo in campo delle misure per valorizzare il turismo, e d'altra parte avendo come Ministero degli Affari Regionali la competenza della montagna e delle isole minori, sento molto questo tema. Già faremo la prossima settimana una conferenza con tutti i sindaci delle isole minori, quindi c'è la volontà di dare una mano al turismo, ma nel modo giusto. Grazie. C'è una domanda di un collega di Arancia TV che leggo, Alessandro Ranieri. La ZES, ha detto la ministra Gelmini, è un'idea brillante da applicare anche al territorio del sisma. È anche un istituto che prevede un'applicazione circoscritta e ben codificata. La domanda è questa: la Regione e il commissario Legnini hanno in mente qualche modello già presente in Italia o in Europa che può essere applicato all'entroterra marchigiano? Domanda, Presidente, prego. Diciamo, non è che c'è un modello particolare per la nostra Regione. La ZES è un modello già codificato dal punto di vista legislativo in tutta Europa, e noi vorremmo che quelle condizioni potessero oggi essere applicate sul nostro territorio regionale, perché crediamo che una regione che è in transizione, che è in difficoltà, con l'applicazione di uno strumento come quello delle zone economiche speciali potrà tornare quanto prima a riagganciarsi in un modello di sviluppo senza scivolare appunto senza scadere in una retrocessione nei classifiche degli indici di sviluppo economico, dell'occupazione. Quindi in sostanza non si tratta di assistenzialismo a un territorio, ma tradotto in un'opportunità di rilancio. Un investimento che potrà portare la nostra regione a tornare un po' ad essere quello che già è stato e che già è, perché questa mattina in una conferenza che abbiamo fatto anche online, la nostra è una regione che, nonostante quello che ha perso, ha un ottimo posizionamento sul manifatturiero e certo paga la crisi di Banca Marche, paga la crisi del sistema della ricostruzione, paga una carenza infrastrutturale ormai atavica, essere tagliata fuori da tutti i corridoi importanti dal punto di vista nazionale, paga una crisi un po' che è complessiva dell'Italia e dell'Europa, però è giusto sostenerla in questo momento piuttosto che ambire a un modello di assistenzialismo che ne cancella la nostra identità, la nostra forza e soprattutto la nostra imprenditorialità.
Soltanto per dire che ovviamente la valutazione sui presupposti e sui contenuti di una zona economica speciale per il cratere è prerogativa del Parlamento, del Governo, e quindi io posso solo testimoniare il fatto che uno strumento di questo tipo sarebbe assolutamente importante per le sue caratteristiche. Condivido con il Presidente il fatto che non c'è un modello particolare cui ispirarsi, perché la caratteristica fondamentale della zona economica speciale è legata agli automatismi degli incentivi, comunque alla prevalenza degli incentivi fiscali e contributivi, che è ciò che dal punto di vista dell'esperienza concreta può ridare spinta, forza a un territorio. Intanto noi siamo concentrati con il Governo ad attuare il contratto con il Governo e con le regioni e con i comuni, il contratto istituzionale di sviluppo che è già stato varato, poi questa risorsa importantissima del recovery, e ringrazio il Ministro Gelmini per le parole e anche per l'incitamento che ha voluto rivolgere a questi sforzi che stiamo tutti quanti insieme producendo. Intanto attuiamo questo, e poi c'è questo grande tema, è giusto che le regioni, il governo e il Parlamento se ne occupano, per vedere se l'unica vera obiezione fatta negli anni a questa iniziativa, quella dei vincoli europei, è superabile oppure no. Forse in questo momento storico qualche opportunità in più c'è, ecco, questo bisognerebbe verificare. Bene. Non ci sono altre domande, vi ringraziamo. Grazie a tutti.